ha confermato di essere stato candidato, di aver firmato proprio la candidatura con Fratelli d'Italia, ha detto non è nessun cambio merce, ma è soltanto il fatto che io i voti li ho e la mia posizione in Fratelli d'Italia viene apprezzata. Cioè, Peter, scusatio cioè, non petita, verrebbe da dire, no? Sembrerebbe scusatio non petita, perché da altri renunciati politici abbiamo letto che in realtà quando la Meloni lo convinse a dare le dimissioni, anche perché arrivava l'antitrust e diceva, come abbiamo letto, che era in un caso di violazione della legge sul conflitto di interessi, eccetera, eccetera, gli avrebbe garantito le elezioni europee. L'interrogativo è, io qua ormai non parlo più di etica, di morale, di liste pulite, Sgarbi, come sapete, è innocente fino a prova contraria, ovviamente per quello che è in corso, è un pregiudicato però da anni per truffa ai danni dello Stato. Non parlo più di questo, parlo però di un'altra cosa. Io vedo un rischio, perché le due inchieste, quella per furto e mi pare l'altra per riciclaggio su un altro quadro, no, o meglio, una per riciclaggio, scusate, l'altra non so bene per quale altro reato. Adesso li cerchiamo così da non dire insomma inesattezza. Una è riciclaggio, l'altra esattamente non so che sia, potrebbero essere chiuse nelle prima delle elezioni europee. E insomma, il caso Sgarbi ha fatto il giro del mondo. È l'unico caso giudiziario degli ultimi anni che è stato ripreso da tutti i giornali internazionali. Non è un bellissimo biglietto da visita, sia pure sappiamo che Fratelli d'Italia prenderà un sacco di voti. Franco, si sta prendendo un rischio Giorgia Meloni con questa candidatura? Oddio, il rischio Sgarbi, non c'è bisogno di dire ha fatto questo, ha fatto quell'altro, sai che c'è. Cioè te lo prendi a prescindere. È Sgarbi, punto. No? Quindi quel rischio lì, se ha deciso di prenderselo è perché... diciamo può attutirlo o può sopportarlo dentro la campagna elettorale. Lui, diciamo, sapere cosa faccia, dove vada, se è in linea su una cosa o su un'altra. Beh, però, no, perché però, è comunque molto diciamo indipendente. Che Peter com'è. Ci segnala una questione precisa, cioè arriva la sentenza, sì, quella, su un caso che ha fatto il giudice. No, io non lo so. No, sentenze no. Cioè, teniamo presente che lui è in fase... preliminare in tutte però queste indagini. Arriva il rinvio a giudizio, quindi, arriva vabbè, una però fase sai, successiva. Le sentenze, io sono ancora dell'idea che le sentenze poi sono sentenze se sono definitive e allora a quel punto contrastano. Fino a quell'epoca la candidabilità e c'è tempo, dici? No, la candidabilità c'è, a un certo punto certo. Se la legge prevede quello, non, insomma tanti hanno delle... tutti noi abbiamo, perché io ho fatto il direttore responsabile, sono un fracco di vicende giudiziarie aperte come direttore Franco, responsabile. Però tu non sei mai stato accusato né come me. No, non di altro. Di aver non riciclato di altro. Un quadro rubato. No, io sto sempre sulla mancata vigilanza, diffamazione. Di aver no, certo, però assenze il Ministero dei Beni Culturali. No, poi sono reati di rischio professionale, che è meglio non, per i quali è meglio non avere condanne. È una cosa un pochino diversa. Certo. Molte volte sono anche difficili da non commettere, perché poi esatto. I direttori responsabili sono responsabili. Un tempo i giornali avevano 100 pagine, a me è dato di fare il direttore anche in quel tempo, adesso ne hanno 10 o 15, è più facile, o 20 pagine. No, guardate, sfondate una porta aperta, perché diciamo, essendo noi in onda 3 ore al giorno, capita anche a noi di avere problemi quindi, di quel diciamo, tipo. Però poi dipende anche, io tento di andare in tribunale e difendermi quando è possibile difendersi, dimostrare le carte, la buona fede, fede eccetera, e concedo anche a tutti anche per vicende che sono un altro tipo di rischio professionale, però un po' anche il critico d'arte quel rischio professionale c'è, perché hanno contestato delle sue attribuzioni. Se fosse mai vero di trovarsi a casa un quadro rubato, artefatto, no, ecco, quello con un altro una tipo. Candela poi messa dopo cioè, diciamo, quello è un po' più complicato, un acquisto incauto. Adesso io non lo so, concedo la buona fede, un acquisto incauto no, può essere quello, docente, però, come l'attribuzione che è stata contestata a Sgarbi. No, però mi però, sembra sai, che a un certo Peter punto... semplicemente mettesse l'accento sul fatto che siccome l'accusa è quella e siccome certo, stiamo parlando certo. di questo tipo di cosa che ha avuto un risalto internazionale, effettivamente Giorgio Meloni si è preso un bel rischio, punto. No, questo poi se l'è preso. Poi voglio dire una cosa che per me è definitiva. Fare politica non te lo ordina il dottore. E i partiti non possono chiedere ai cittadini comportamenti esemplari, vietare questo e quell'altro, quando nel momento in cui potevano candidare 100.000 persone si prendono il rischio di candidare un signore che
magari non succederà mai, ma nei prossimi anni potrebbe essere candidato, potrebbe essere condannato definitivo. Tu hai ragione. Scarpi non ha bisogno di mangiare, non ha bisogno di soldi, non ha bisogno di niente, ma che razza di messaggio dai ai cittadini? Sarebbe un partito legge e ordine questo. Scusami, in parte hai ragione, ma in questo caso un po' meno, perché le liste sono piene di gente che, sai, fin dall'inizio per la gran parte non verrà eletta al Parlamento europeo, ma siamo in un'elezione dove la preferenza conta, quindi i cittadini hanno l'arma in mano per prendere le loro decisioni. Se decidono di votare come preferenza Sgarbi è perché per loro quelle vicende non sono così importanti. Sono per niente d'accordo. Io credo che la risposta "ma l'hanno votato" è una risposta che è priva di senso. No, perché i partiti non l'hanno votato. Hanno dei compiti, i partiti, secondo me, tu non sarai d'accordo, hanno dei compiti che vanno al di là del semplicemente da raccogliere i voti. Hanno compiti di guidare un paese, cercare di guidarlo bene, dare un buon esempio con i loro comportamenti. E allora a questo punto, perché ogni altro cittadino non dovrebbe sentirsi autorizzato a fare altrettanto? E poi ci aumentano le pene per i rave. Ma siamo matti? No, tu hai ragione, però io credo a quella cosa che un cittadino fino a terzo grado di giudizio è innocente, e se è innocente pure, ogni innocente è uguale a un altro innocente, punto. No, sì, il garantismo vale nelle aule di tribunale, in politica, se vogliamo, vale anche però, c'è la questione dell'opportunità e della scelta politica. Io politicamente posso scegliere di mettere te o mettere un altro, perché ne faccio ognuno una questione fa le regole che vuole, però esistono anche le regole che non ci piacciono. Però l'opportunità ti consiglia di fare in un modo, i cittadini hanno e una grande da difesa, un esempio in qualche ho modo. Ho capito, ma le politiche ti mettono il listino, allora sì, che è imposto, no? Non puoi sceglierlo, quindi a un certo punto è così, te lo mettono in un collegio uninominale, in parte imposto anche quello, sapendo esattamente chi era prima della condanna, era una cosa bella. Ma è così che si fa la lotta alla mafia? Abbiamo bisogno, perché tutti in Sicilia sapevano cosa faceva Cuffaro, sapevano tutti dopo però, non parliamo di lotta alla mafia, di quell'idea. Basta commemorazioni, se siamo garantisti genere, siamo garantisti per totale. Tutti in tutti i casi. Io non sono d'accordo con questa maggioranza di governo, perché non è così, cioè spesso è garantista con i propri amici, esempio Colletti Bianchi, e poi vuole schiaffare in galera uno straniero perché ha rubacchiato qualcosa. Perché allora, se vale che sotto i 5 anni non si finisce in carcere, vale per tutti, puoi dire che non vale per chi ha commesso con violenza dei reati, perché c'è quello. Però non è possibile che ogni volta ondeggiamo tra un campo e l'altro. Siccome sento che è bello carico il clima, facciamo così.